Un nuovo parco per bambini nella zona sud della città ispirata all'attuale Gioca Gio e poi una serie di interventi di manutenzione per mettere in sicurezza gli spazi giochi attuali disseminati nei vari giardini pubblici cittadini. È così che il comune di Prato intende spendere il tesoretto da 1.200.000 euro che arriverà da Alia per l'indennità di disagio ambientale. Si tratta di una norma attiva dal 2018, ma a Prato non ancora fatta scattare, che prevede una sorta di risarcimento per i territori che ospitano impianti di smaltimento rifiuti come quello di Via Paronese, risarcimento calcolato nel 10% della tara versata dai residenti del comune. Per Prato la somma ammonta all'incirca 400.000 euro l'anno. Ecco quindi, considerando gli anni 2018, 19 e 20, che si arriva alla cifra di 1.200.000 euro. Ogni anno a venire, poi, nelle casse del comune entreranno queste nuove risorse. Mentre 400.000 euro del 2020 e quelli degli anni futuri andranno in conto di spesa corrente per le manutenzioni delle strutture esistenti, le quote relative al 2018 e 2019 saranno utilizzate come investimenti per realizzare il nuovo parco gioco. Noi andremo a realizzare un parco giochi nella zona sud-ovest della città. Quindi, un po' come è il Gioca Gio, noi andremo a realizzare un secondo Gioca Gio. Ora dovrebbe partire appunto l'incarico per lo studio di fattibilità, L'idea un po' è quella della zona, insomma, di San Giusto.